il club di Serie A, può essere ceduto, interviene Red Bull che può adesso affondare l'affare con un clamoroso colpo di scena. La Serie A, dopo una 9ª giornata scoppiettante, si sta preparando per il turno infrasettimanale e per le gare della 10ª giornata in cui di fatto ci sarà un big match che avrà gli occhi puntati addosso. Stiamo parlando di un Milan-Napoli tutto da vivere, ma non solamente dato che anche altre gare saranno interessanti da seguire in ottica classifica. Nel frattempo, poi, è arrivata anche una notizia che ha spiazzato tutti. Un club adesso può essere ceduto. La Serie A prosegue quindi a ritmi serrati e, neppure dopo un giorno dall'ultima gara della 9ª giornata, si pensa già alla 10 e a tutto quello che potrà accadere ma anche a come potrà cambiare la classifica. Questa mattina, tuttavia, è arrivata anche un'altra importante notizia che potrebbe cambiare tutto nel campionato italiano di massima serie. Un club storico, ovvero il Torino, potrebbe ora essere ceduto. Urbano Cairo non ha chiuso alla possibilità ma anzi ha aperto le porte del dialogo alla Red Bull che adesso potrebbe davvero mettere a segno il colpaccio. Di seguito tutti i dettagli sull'indiscrezione. Torino alla Red Bull? Cairo non dice di no, possibili dialoghi su un'eventuale cessione. La Red Bull, che è già official energy drink partner della società di Urbano Cairo, starebbe quindi provando ora ad acquistare il Torino per intero, diventandone intanto il main sponsor a partire dal 2025. Secondo la stampa, il presidente del club Granata avrebbe già incontrato per ben 3 volte gli emissari dell'amministratore delegato Mark Mateschitz, inizialmente per discutere della partnership commerciale, poi di un'eventuale cessione della proprietà. Come sottolineato dal quotidiano, però, il colosso austriaco vorrebbe prima che il Torino si trasferisse in uno stadio di proprietà, anche perché la concessione dello Stadio Olimpico di Torino scade nel 2025. La Red Bull ha già sotto di sé il Salisburgo e il Lipsia e starebbe pensando di allargare il campo inglobando appunto il Torino così come anche l'Everton. Da sottolineare c'è l'apertura di Urbano Cairo ad un eventuale passaggio di consegna della proprietà della società Granata. Nulla è stato ancora deciso ma le premesse per mettere a segno l'affare sembrano esserci tutte.